Io intendo precisare che il servizio viene svolto con regolare periodicità, sia dal comune che dall'azienda che fa il prelevamento dei cassonetti di maggiore ingombro, che è l'Ocrid Ambiente SPA. Tuttavia sulla statale, anche in prossimità di postazioni come quelle che avete fatto vedere voi, no? Dove sono servite soltanto 3-4 famiglie, noi registriamo sistemicamente un riversamento straordinario con montagne di sacchetti che certamente provengono da fuori territorio. Io devo ribadire che per esempio quelle postazioni che avete fatto vedere anche ieri, la parte di rifiuto ordinario l'avevano avuta prelevata non più tardi di 16 ore prima, cioè nel pomeriggio del giorno precedente. Che cosa sta accadendo? È accaduto intanto concomitante pure un inconveniente, perché mercoledì 20 noi avevamo il prelievo programmato dei rifiuti ingombranti, c'è stato un impedimento improvviso all'ultimo momento da parte dell'azienda Rade di Palmi, che è portatrice dei cassoni per il servizio, e mentre la cittadinanza del centro e della parte d'entroterra di Marina si è tenuta alle modalità che erano indicate nella mia ordinanza, si conferisce solo in presenza del cassone. Noi ci siamo ritrovati invece dei cumuli di ingombranti che voi avete ripreso e che invece sono stati poi prelevati soltanto ieri. A me dispiace dover precisare che anche il mio personale ha riferito che le immagini sono state riprese nel corso del servizio di raccolta con il ragno, diciamo, gru da parte dei cassoni e degli ingombranti. Non vuole essere questa una giustificazione. Mi preme invece di precisare un altro fatto che era già in corso e che è stato anticipato informalmente ieri da due nostre lavoratrici all'operatore di ripresa vostro. Noi stiamo dando già attuazione all'eliminazione totale dei cassonetti nella zona marina. Ho adottato stamane addirittura formale ordinanza perché faremo il prelievo a domicilio. Questa cosa è l'unico modo che ci permette di fronteggiare e di ostacolare efficacemente questo conferimento proveniente dall'esterno. È un dato che mi preoccupa non solo come amministratore del mio comune al quale sono preposto, ma anche come operatore e cittadino della Locri. Spero che quelli che hanno la cattiva abitudine di prescegliere le postazioni della statale di Stignano per conferire i propri rifiuti, cioè adeguarsi alla disciplina dei comuni di loro residenza, non insistono in tali gesti, perché noi adotteremo misure precauzionali di contrasto, all'occorrenza anche con videosorveglianza, sia pure in forma straordinaria, e mi spiace dover ribadire, spero che gli utenti ci ascoltano, che ci saranno sanzioni amministrative e gli eventuali procedimenti penali previsti per chi si rende responsabile di tali azioni. Io ringrazio comunque la vostra emittente perché, diciamo, ha evidenziato un problema che era sotto l'occhio di tutti e però non stava sfuggendo agli amministratori, così come penso di poter dire che è totalmente infondata l'ipotesi che i rifiuti ordinari chissà da quando non venivano presi. Il servizio viene fatto il lunedì, il mercoledì e il venerdì, adesso lo faremo al domicilio degli utenti, spero e mi auguro che possiate tornare a prestissimo sugli stessi luoghi per rilevare che l'inconveniente igienico-sanitario è stato avviato. Mi auguro che funzionerà bene la nuova modalità di servizio, peraltro se vi recate sulla provinciale, negli altri ambiti territoriali, diciamo, notate che la popolazione ha un atteggiamento collaborativo. I punti della statale, quello del bivio di Sala, sono punti più generali e meno sorvegliati, di confluenza facile, la gente si approssima, butta via dal finestrino e si riempiono i cumuli incontrollati, da noi come in qualche sito vicignato.